L'annuale festa degli alberi dei prodotti tipici che si è svolta all'interno dello storico borgo di Monbaroccio è stato un vero successo, tanto sperato dagli organizzatori quanto inaspettato. Una giornata di pieno sole ha fatto da cornice e ha accompagnato i tantissimi visitatori che hanno affollato la festa, i quali, oltre a degustare i prodotti tipici del nostro territorio, hanno potuto passeggiare in una piazza allestita interamente con piante e fiori grazie ai numerosi vivaisti che hanno partecipato a questa edizione del 2015, una domenica in cui la natura è stato il vero ospite d'onore attraverso anche i convegni che si sono svolti all'interno del teatro comunale. Coltiviamo la biodiversità e l'importanza dell'albero nella vita quotidiana. Effettivamente è un gruppo di volontari è particolarmente attivo e particolarmente bravo. Danno il meglio e danno il meglio anche con la parte più bella che è la gioventù. Quindi devo veramente fare un plauso. Questa edizione della festa quindi ha rappresentato una doppia soddisfazione per la Proloco di Monbaroccio, oltre al folto pubblico anche la premiazione del gruppo giovani da parte del presidente regionale dell'UMPLI alla presenza dell'onorevole Marco Marchetti per essere il primo gruppo ad essere stato istituito in Italia. Da qui anche la nomina al presidente della Proloco Damiano Bartoccetti di responsabile regionale delle Proloco giovani. Questo è un motivo di orgoglio, ma ahimè anche un motivo di impegno maggiore perché dovrò girare tutte le Marche e sicuramente al mio fianco vorrò nei miei giri i giovani di Monbaroccio che vorrò portare nel sud delle Marche, nel nord delle Marche, nelle nostre Marche, nel nostro bellissimo territorio marchigiano.